Ciao ragazzi, sono Nico. Oh my god! Benvenuti in questo nuovo video. Prendendo ispirazione da una serie di video che feci poco tempo fa riguardo a come migliorare Apex Legends, i cui vari episodi, se vi va, trovate nelle schede in alto a destra. Oggi parleremo dei vari problemi di Apex Legends. Problemi di ogni natura, non per forza legati al gameplay, quindi ci saranno un sacco di cose da dire. E per questo vi invito subito a lasciare mi piace, se non lo siete già, iscrivervi al canale. E detto questo, vi lascio al video, quindi buona visione. Eccoci qui! Come già detto, i problemi che tratteremo sono di diverse nature e io per semplificazione li ho divisi in 4 categorie. Andremo quindi a parlare di problemi tecnici, di comunicazione degli sviluppatori, di gameplay e di contenuti. Categoria è dunque quella dei problemi tecnici, che secondo me sono i più fastidiosi perché Apex Legends ne è letteralmente pieno. Primo fra tutti il problema dell'audio, che praticamente tutti conoscerete. In alcune zone della mappa, durante fight che coinvolgono tante persone, l'audio diventa completamente distorto o sparisce del tutto, impedendoti in pratica di giocare e costringendoti a morire. Questo è un problema che c'è dal giorno di lancio di Apex Legends e ancora lo devono risolvere. Ma non è l'unico, perché vogliamo parlare dei server? Server che, essendo in mano alla EA, sono in una situazione veramente pietosa. Sono stati spesso e volentieri offline e anche quando sono online non sono messi sto granché. In molte partite avrete notato che ci sono delle specie di rallentamenti, soprattutto appena scesi, e dipende proprio da questo fatto. Ma aggiungiamoci anche i crash ripetuti, che purtroppo ancora avvengono. E soprattutto i giocatori da PS4 ne sapranno qualcosa, visti tutti i problemi che ha dato l'ultima patch. Ci sono poi un po' di problemini minori, come quello per cui quando hitti un nemico prima togli vita per poi passare alla corazza, o ancora le hitbox di Pathfinder. Ma il guaio principale non è che ci siano questi problemi, ma che la respawn sembri ignorarli. Infatti qualcuno di questi è da inizio gioco che si presenta e nonostante le varie patch non è ancora stato risolto, primo fra tutti il bug dell'audio. Ma questo perché alla base c'è anche un problema che vi ho anticipato prima, di comunicazione del team di sviluppo. E per problema di comunicazione intendo proprio semplicemente che parlano troppo poco. La strategia di far uscire contenuti a sorpresa ha funzionato per il lancio del gioco, perché non se lo aspettava nessuno e ha fatto effettivamente un sacco di successo solo con il passaparola. Ma ciò non vuol dire, secondo me, che debbano continuare a fare così con ogni singola patch. Ci vorrebbe, secondo me, più comunicazione tra il team di sviluppo e la community. E magari potrebbero iniziare facendoci vedere un piano di sviluppo più preciso di quella bozza che hanno reso pubblica, ma anche qualche posto ogni tanto sui vari social o qualche anticipazione per vedere il feedback dei giocatori non sarebbe male. Il loro community manager JFresh su Reddit fa un po' come gli pare, compare e scompare e fa i post quando gli gira. Passiamo ora ai problemi forse più attesi, ossia quelli del gameplay e del bilanciamento in generale. E vi dico già che problemi di questo tipo secondo me ce ne sono, ma non sono troppo importanti. Io sicuramente darei la priorità a quelli di cui abbiamo già parlato. E il primo problema di cui parliamo è quello delle hitbox, che rende evidentemente sbilanciati alcuni personaggi. In molti potranno dire che le hitbox vengono bilanciate dal set di abilità, ma non è proprio così, perché hanno un'importanza
un'esperienza nettamente diversa. Basti vedere Gibraltar, che è uno dei personaggi con il set di abilità migliori del gioco, ma non viene comunque utilizzato per via delle hitbox enormi. E quindi secondo me la cosa è ancora da migliorare, perché l'abilità passiva bonus che hanno dato a Gibraltar e Caustic non è abbastanza. Poi secondo me ci sono delle cose da migliorare anche a livello di abilità, e qua mi riferisco soprattutto a Mirage. Come ho già avuto modo di dire in un sacco di video, tra cui la sua guida, l'abilità passiva e quella ultimate di Mirage vanno assolutamente ripensate. A livello di armi invece penso che abbiano fatto un buon lavoro, perché sono tutte abbastanza equilibrate. Magari potrebbero fare qualcosina per rendere un pelino più valide la Mozambique e la P2020, ma comunque lasciandole delle armi da early game. Sicuramente non voglio che la Mozambique arrivi a competere con il Peacekeeper, ma nemmeno che faccia così schifo. Inoltre ci sarebbero un sacco di altre piccole migliorie che io farei a livello di gameplay, ma qui vi rimando al video che ho già realizzato. Per farvi un esempio, cambierei l'ordine con cui vengono caricati gli oggetti all'interno di una deathbox. Probabilmente ci avrete fatto caso, ma se andate a lootare una deathbox subito dopo aver ucciso un nemico non vedrete la corazza. Sarà necessario aspettare qualche secondo prima che compaia, perché è l'ultimo oggetto a essere caricato, nonostante sia probabilmente quello con la priorità più alta e quello che vorremmo raccogliere subito. E parliamo infine dell'ultima categoria di problemi, ossia di quelli relativi alla povertà di contenuti. Sinceramente non è un problema che io sento molto, ma vedo molta gente lamentarsi del fatto che Apex stia diventando noioso. E sinceramente li capisco, perché in effetti c'è una singola modalità e tra l'altro nemmeno le vittorie ti ricompensano abbastanza. La prima cosa che secondo me andrebbe aggiunta è un tracker preciso per le statistiche all'interno del gioco, che oltre a essere comodo, secondo me ti darebbe anche il senso di star giocando per qualcosa. So che ci sono già i contatori, ma questi non tengono conto delle statistiche in determinate circostanze e soprattutto non ce ne sono di globali. Sempre a livello di contenuti si può parlare sicuramente del pass battaglia scadente e del sistema dello shop, che è da rifare al 100%. Del pass battaglia ne hanno già parlato tutti, ne ho già parlato io, ed è evidente che le ricompense siano un po' sottotono. Per quanto riguarda lo shop, dovrebbero intanto dare qualche utilizzo in più ai token leggenda, perché al momento tutti li stanno accumulando per niente. Inoltre non sono un fan del fatto che per spendere le monete gratuite tu debba spendere anche soldi veri, in quanto proprio le varianti sbloccabili con i token leggenda possono essere acquistate solo se hai anche la versione originale. E comunque anche riguardo allo shop trovate un video approfondito nel canale. Vi lascerò direttamente giù nei commenti i link ai vari video che vi ho citato. Comunque, riassumendo, in effetti il gioco al momento è un po' scarno, ci sono aggiornamenti di rado e poche cose da fare, quindi non è così strano che molta gente si stia annoiando.
abbiamo finito. Fatemi sapere con un commento qui sotto se secondo voi ho dimenticato qualcosa. E ricordatevi anche di lasciare mi piace e di iscrivervi al canale. In descrizione ci sono tutti i miei contatti e i miei social, tra cui soprattutto Instagram, in cui mi trovate come Nico My God. Detto questo, vi saluto e vi aspetto in un prossimo video. Ci vediamo presto. Ciao ragazzi.